Hola Gringos, come va? Io sono VG Future e tu stai guardando Mucchio TV. Benvenuti in questo nuovissimo video. Fa caldo in questi giorni, vero? Mi raccomando, non prendete troppo sole, idratatevi e mangiate frutta fresca, preferibilmente di guarma. Abbiamo molte informazioni importanti da discutere quest'oggi, ma prima di farlo vi comunico che il 40% dei nuovi utenti guarda sì i video, ma non è iscritto. Per questi motivi vi chiedo di mettere mi piace al video per mostrare il vostro supporto e iscrivervi al canale per supportare attivamente questa rubrica. Ma bado alle ciance e cominciamo subito. Nel video di oggi parleremo di 50 caratteristiche che probabilmente troveremo nel nuovo titolo di Rockstar, confermate da anticipazioni di gameplay e informazioni riservate provenienti direttamente da Rockstar Games. Prima di tutto c'è un aggiornamento molto utile, il cambio istantaneo di personaggio tra tutti i protagonisti principali che interpreterai nella trama di GTA 6. Fino ad ora sono stati confermati due protagonisti, con la possibilità di un terzo basata sui primi gameplay trapelati alcuni anni fa. A differenza dei precedenti GTA, come GTA 5, dove c'è una schermata di caricamento durante la transizione, potrai passare senza soluzione di continuità tra i personaggi, risparmiando così molto tempo e fastidi, rendendo più facile e veloce completare la trama. Inoltre, il gioco includerà anche un sistema di inventario condiviso, che permette di condividere oggetti tra i diversi personaggi, pur mantenendo gli inventari individuali. Anche se non si tratta di un enorme aggiornamento, è un miglioramento che rende sicuramente più facile giocare al gioco, consentendo di utilizzare l'inventario condiviso su tutti e due o tre personaggi a seconda del loro numero, migliorando l'esperienza della trama. Parlando dell'inventario, sarà organizzato in diverse categorie, come armi, equipaggiamento e abbigliamento, semplificando la gestione rispetto ai precedenti GTA che abbiamo visto. Inoltre, secondo le voci degli insider, c'è una buona possibilità che la ruota delle armi sarà basata su quella presente in Red Dead Redemption 2, che è una ruota delle armi semplice, ma facile da usare. E credo molte persone apprezzeranno se verrà implementata in GTA 6. Ci saranno limitazioni nel numero di armi che potrai trasportare, con una capacità di 4 armi in diversi slot per 4 tipi di armi diverse. Questo va nella direzione del realismo, che sembra essere un tema comune per molti degli aggiornamenti e dei cambiamenti che sono stati confermati per GTA 6 finora. I giocatori potranno anche aumentare la capacità di trasporto delle armi utilizzando delle borse portaoggetti, aggiungendo un tocco di realismo al gioco. Anche se nella versione di GTA 5 era possibile utilizzare le borse portaoggetti per potenziare l'inventario, sembra che saranno molto più funzionali ed importanti in questa nuova interazione di GTA. Passando all'armamentario, conosciamo già tutte le armi trapelate che sono state mostrate nei video rubati. Quindi, diamo un'occhiata a questa lista. Molte di queste armi sono vecchie conoscenze, come pistole, mitra, fucili da cecchino, ma sono confermate. Quindi è bello sapere che le avremo in GTA 6. Per iniziare abbiamo la granata, il fucile da cecchino, il coltello, il micro SMG che assomiglia a un Uzi, la Molotov, la pistola, la mazza da biliardo, il fucile a pompa, i lanciarazzi RPG, le granate fumogene e una pistola lanciasagola, che è molto interessante. Se non avete idea di cosa sia, si tratta di una pistola per lanciare corde ed è usata più in ambito marinaresco. Poi avremo il pugno, che ovviamente è un classico di GTA, il fucile d'assalto, le mazze da baseball, il fucile di precisione a otturatore girevole, l'SMG compatto che assomiglia allo Scorpion di Black Ops 1, il piede di porco, la bottiglia incendiaria che credo sia solo il nome temporaneo nel file per il cocktail Molotov che abbiamo già menzionato, la granata flashbang. Infine ci sono due cose per cui sono più entusiasta, la palla da golf e il bastone da golf. C'è la possibilità che si possa camminare per strada e letteralmente colpire palle da golf contro i civili e i personaggi non giocanti. Non vedo l'ora di vedere come funzionerà, anche se purtroppo non posso condividerlo sul canale perché Rockstar applica il copyright. Continuando con la lista, avremo la possibilità di trasportare kit di pronto soccorso e kit di trauma, che sono sempre kit medici, ma per lesioni più importanti.
oltre a pillole per curare le ferite. Questo torna ancora una volta al tema del realismo, qualcosa di cui non abbiamo mai dovuto preoccuparci nei precedenti Grand Theft Auto. Ma avere queste cose al tuo fianco aiuterà effettivamente a gestire le lesioni e i danni subiti dal tuo personaggio, cosa che trovo molto interessante. Ci saranno anche opportunità di upgrade e saccheggi per risorse preziose a seconda di dove ti trovi, offrendo una maggiore interazione con gli NPC. Le interazioni con gli NPC, inclusi saluti amichevoli, rapine e attacchi corpo a corpo, subiranno un cambiamento radicale in meglio. Ci sono stati molti progressi nella tecnologia dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni e ci sono state molte voci su come gli NPC in GTA 6 saranno controllati dall'intelligenza artificiale, con interazioni diverse in base a ciò che dici loro e alle diverse situazioni in cui ti trovi. Inoltre, a seconda di come il tuo personaggio si veste e appare, cambierà anche ciò che gli NPC controllati dall'intelligenza artificiale diranno di te, aprendo infinite possibilità di interazione con l'ambiente, rendendo il gioco migliore. Ci sono stati molti test su questo nei video trapelati, quindi c'è una buona possibilità che lo vedremo nel gioco. Avremo anche tecniche avanzate di furto di veicoli con bypass dell'immobilizzatore e attrezzi per permettere di far partire i veicoli senza la chiave. Questo renderà il sistema di furto di auto molto più realistico rispetto ai vecchi GTA, in cui bastava salire in qualsiasi auto e magicamente si poteva partire. Ci sarà anche la possibilità di trasportare e spostare corpi, il che potrebbe essere interessante. Soprattutto in GTA Online, quando vorrai liberarti di alcuni giocatori tossici, potendo prendere il loro corpo e buttarlo da un edificio o da un ponte. Mi sembra molto interessante anche questo aspetto. Sarà reintrodotta la possibilità di lanciare lattine contro gli NPC ignari. Se vuoi essere un teppista e buttare oggetti contro gli NPC senza motivo, ci sarà nuovamente questa opzione che era stata rimossa in GTA V. Avremo anche la possibilità di arrenderci alle autorità se si ha un determinato livello di sospetto, dove la polizia ti chiederà di arrenderti. Ovviamente, se hai appena ucciso un sacco di persone o hai causato un grave incidente o stai sparando alla polizia con un alto livello di ricercato, i poliziotti non cercheranno la tua resa, ma se hai solo una o due stelle per un crimine di poco conto, ti permetteranno di arrenderti. Durante le interazioni con le forze dell'ordine, ci sarà anche la possibilità che venga fatto un controllo da parte della polizia, cosa che, ancora una volta, rende il gioco più realistico. Avremo anche la possibilità di assumere una posizione prona per manovre tattiche e stealth, cosa che mi entusiasma molto anche se è solo una piccola aggiunta al gioco. Ma in passato questo aspetto non era per nulla presente. Anzi, in GTA V non era nemmeno presente la possibilità di accovacciarsi. Dettagli avanzati sull'abbigliamento con pieghe realistiche, sporco e sudore, e le reazioni degli NPC dall'aspetto e dalla pulizia del tuo personaggio cambieranno le interazioni, come abbiamo già accennato. A seconda di quanto sporco o pulito è il tuo personaggio o di come è vestito, le interazioni con gli NPC varieranno in base all'aspetto del tuo personaggio, un po' come succedeva in Red Dead Redemption 2. Ci sarà un nuovo mezzo di trasporto, la metropolitana, che ci è stata mostrata nei primi gameplay. Sono molto curioso di vedere come funzionerà, soprattutto le interazioni che avremo nella metropolitana, dove, proprio come nella vita reale, ci saranno molte situazioni particolari con gli NPC e gli altri giocatori che incontreremo. GTA 6 avrà anche le opzioni più avanzate ed estese per la personalizzazione delle auto. Potremo personalizzare ogni piccolo dettaglio dall'interno di ogni veicolo che acquisterai, oltre a tutte le modifiche esterne e cosmetiche che avremo visto nei vecchi GTA. Questo è molto emozionante perché significa che potremo potenziare e personalizzare ogni piccolo aspetto dei veicoli che acquisteremo. Ci saranno anche piccole missioni secondarie per trovare persone scomparse e risolvere misteri, che sarà una novità nel gioco. Penso che molte persone lo apprezzeranno. Questo si baserà sul sistema di missioni di Red Dead Redemption 2, dove, oltre alla trama principale e alle missioni, potremo fare piccole missioni secondarie per guadagnare più esperienza, aumentare il rango e completare il gioco con tutti gli easter egg e le missioni secondarie che hanno da offrire.
cosa che non avevamo mai fatto prima. Sono molto curioso di vedere cosa comporteranno queste missioni. Ci saranno anche diversi strumenti che avranno una categoria dedicata nel sistema di inventario, che saranno utili per affrontare sfide come scasso e hack, il che è molto interessante. Avremo anche interazioni con una piattaforma di social media chiamata WhatsApp. Quindi ci sarà una rete di social media all'interno di GTA, che è un concetto molto interessante, ma conoscendo quante persone giocheranno al gioco, penso che questi social media virtuale all'interno del mondo di GTA sarà abbastanza popolare. Sono curioso di vedere come funzionerà, come se non avessimo già abbastanza social media nel mondo reale. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare barche a vela per il trasporto, cosa che non potevamo fare nei vecchi GTA. Ci sarà anche l'esplorazione acquatica con nuoto, surf e immersioni subacquee. È stato confermato che Rockstar ha assunto una squadra di 20 ingegneri specificatamente per lavorare sul realismo delle meccaniche acquatiche. Quindi tutto ciò che riguarda l'acqua in GTA sarà molto avanzato rispetto alle meccaniche acquatiche dei titoli precedenti. Queste nuove funzionalità con nuoto, surf e immersioni subacquee saranno 10 volte migliori rispetto a tutto ciò che abbiamo visto in precedenza nei titoli precedenti. Ci saranno anche telecamere di sorveglianza funzionanti. Quindi, a seconda dei luoghi in cui si commettono crimini, come negozi e vicoli, se ci saranno telecamere di sorveglianza nei pressi, la polizia potrà utilizzarle per trovarvi più facilmente. Anche questo rende il gioco molto realistico rispetto ai precedenti capitoli, e questa la trovo una cosa entusiasmante. Inoltre, ci sarà la possibilità di fare esercizio e costruire muscoli per la personalizzazione del personaggio. Quindi, invece di avere un personaggio completamente forte e muscoloso senza fare nulla, dovrai allenarti nel gioco e sarà molto più realistico. Se vuoi che il tuo personaggio abbia un certo aspetto, dovrai dedicare tempo e sforzo come nella vita reale, se vuoi costruire muscoli e rendere il tuo personaggio più forte. Ci saranno anche incontri casuali con cani rabbiosi che aggiungeranno pericolo e imprevedibilità, con una serie di animali diversi che potrebbero essere rabbiosi e attaccarti improvvisamente. Questo rende il mondo intorno a te molto più interattivo e aggiunge anche quel fattore di casualità che rende il gioco fresco e divertente. Ci sarà anche la possibilità di possedere proprietà con diverse case sicure in tutta la mappa. Investire nell'immobiliare e acquistare diverse case e proprietà sarà molto più fattibile rispetto ai titoli precedenti, il che è fantastico. Sarà possibile fare anche inseguimenti migliorati e la possibilità di sporgersi dalle finestre con le armi per sparare alle persone completamente fuori dalla finestra. Abbiamo visto un'immagine che mostra questa funzionalità, quindi avremo questa possibilità. Inoltre, saremo in grado di mettere corpi nei bagagliai delle auto per renderlo più realistico, il che si collega alla nuova meccanica che consentirà di sollevare e spostare i corpi. Sarà possibile vendere oggetti in un banco dei pegni locali per ottenere denaro in fretta con alcuni oggetti di basso livello che non si desidera più utilizzare. Il golf sarà anche uno sport e un'attività casuale che si potrà fare e presumo che ci saranno diversi campi da golf nelle diverse città e aree della mappa che abbiamo visto. Insomma, abbracceremo lo spirito caotico di un comune uomo della Florida in situazioni non troppo convenzionali, dato che il gioco si svolgerà a Vice City, che è ispirata a Miami, in Florida per l'appunto. Sarà davvero interessante, considerando che gli NPC, in particolare quelli controllati dall'intelligenza artificiale avanzata, saranno assolutamente imprevedibili e ci saranno molte situazioni casuali con cui interagiremo. Ecco, queste sono le 50 nuove caratteristiche confermate per GTA 6, provenienti dalle anticipazioni dei primi filmati trapelati e dalle informazioni riservate di Rockstar. Fatemi sapere nei commenti quali caratteristiche state attendendo con più interesse in GTA 6. Mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero. Se vi è piaciuto il video e volete sostenere questa rubrica, mettete un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Se volete sostenermi, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale a meno di una caramella al mese ed avere vantaggi esclusivi come l'icona da sostenitore. In ogni caso, grazie ancora per essere stati qui oggi. Lo apprezzo davvero molto. Vi auguro una fantastica serata e ci vediamo la prossima volta con un altro video. Sempre qui, su Mucchio TV. Just like the street.
Afraid to leave this out.